quali sono i vantaggi secondo te di comprare oro fisico? I vantaggi di comprare oro fisico? Allora, l'oro da sempre è la moneta riconosciuta da 5.000 anni in tutto il mondo. Verissimo. Tutto ciò che ci circonda è un surrogato, un'alternativa all'unica vera moneta riconosciuta da sempre, scambiata e accettata da sempre in tutto il mondo. Per assurdo, il castello su cui si poggia il mondo economico-finanziario, dove gli stessi insegnanti, docenti di economia e finanza dell'oro non sanno assolutamente niente, ma il mondo dell'economia e della finanza si poggia sull'oro. L'oro che noi chiamiamo erroneamente investimento, cos'è? Se lo dovessimo chiamare con il suo nome e cognome, dovremmo chiamarlo come nome moneta. Quindi la moneta più antica del mondo, scambiata e accettata da oltre 5.000 anni. E come cognome, materia prima. Perché l'oro è la materia prima, soltanto il 20% si utilizza come forma di investimento, ma la parte più corposa, l'80%, si utilizza nel mondo industriale. Voi pensate l'industria aerospaziale, l'industria elettronica, in ogni scheda elettronica c'è l'oro. Pensate a quanti oggetti ci circondano quotidianamente dove c'è una scheda elettronica e c'è l'oro dentro. Oltre ovviamente al mondo dell'oreficeria e della gioielleria. Quindi, essendo una materia prima, ha delle caratteristiche particolari perché risponde a tutta una serie di regole che non sono le regole di un asset finanziario, ma le regole di una materia prima. Quindi un mercato aperto 23 ore su 24, la possibilità di essere non soltanto acquistato in diretta, ma è l'unico asset che si monetizza in diretta. A differenza di tutti gli altri asset, ha un mercato sempre aperto, dove non è mai successo di sentirsi dire trattative bloccate per eccesso di rialzo o per eccesso di ribasso, perché l'oro ha un mercato che secondo per secondo c'è chi vende e c'è chi acquista. Quindi è il mercato più aperto e trasparente del mondo, ma che offre delle caratteristiche uniche, la totale trasparenza. Cioè, nel momento che il cliente acquista e quindi io gli blocco il prezzo di acquisto, quella quotazione è la quotazione che, espressa in dollari per oncia e poi trasformata nelle varie valute locali, è la quotazione di riferimento a livello mondiale. Quindi in quel momento quello è il prezzo e non c'è cosa più trasparente e verificabile. Stessa cosa quando uno vuole monetizzarlo, che rispetto a qualsiasi altro asset, il cliente che a suo tempo ha acquistato viene da me, torna da me in azienda, io in diretta gli blocco la quotazione, faccio partire il bonifico bancario, lui domani mattina ha la valuta dei soldi sul conto corrente. Quindi ha tutta una serie di caratteristiche uniche. Il perché bisognerebbe acquistare oro? Beh, questa domanda mi riservo di rispondere non tanto sulla base della mia esperienza o delle mie convinzioni, ma sulla base di ciò che fanno quotidianamente coloro che comandano il mondo, le banche centrali. Le banche centrali che stampano moneta come se non ci fosse un domani sono quelle che si ricoprono di oro fisico. E vi do un dato. Nel corso dei primi 4 mesi dell'anno ormai finito, 2021, le banche centrali hanno incrementato i loro acquisti di oro fisico rispetto al corrispettivo periodo dell'ultimo quinquennio con un incremento da paura. Cioè si sta parlando di oltre il 39% di incremento. Quindi quando le banche centrali sono quelle che stampano moneta e sono quelle che causano l'inflazione, di cui l'oro è la medicina, usando dei termini che anche se a me non piacciono, però purtroppo rendono l'idea, ipotizziamo che in questo momento le banche centrali sono quelle che hanno sparso il virus dell'inflazione nel mondo, ma che però da sempre hanno il vaccino contro questo virus, che è l'oro. Perché l'oro storicamente ha questa funzione. Non è quello di fare speculazione selvaggia, di fare grossi guadagni. La bellezza dell'oro fisico è il poter acquistare lo stesso, con lo stesso quantitativo d'oro, lo stesso paniere dei beni. L'esempio che faccio sempre quando mi invitano a fare seminari nelle scuole superiori, dove per assurdo i ragazzi lo capiscano al volo, i docenti no, 1930, 90 anni fa,
con il valore di un lingotto d'oro da un chilo, una persona poteva acquistare un'autovettura. A distanza di 90 anni, con lo stesso lingotto d'oro da un chilo, acquisti un'autovettura. Questo è l'oro, ti mantiene il potere di acquisto. A differenza delle monete fiat, quindi la moneta fiat per eccellenza che ha contraddistinto la nostra vita, il dollaro, 1930 con un grammo di oro oppure con un dollaro io potevo acquistare una camicia. A distanza di 90 anni, con il valore di un grammo di oro, acquisto ancora la camicia. Con il valore del dollaro, acquisto il bottone della camicia. Questo è l'oro. Mi mantiene il potere di acquisto fuori dalle logiche delle banche, dalle logiche dei poteri e, per assurdo, e questa è una vera assurdità, ma funziona così, in Italia la Banca d'Italia, che è la struttura che regolamenta qualsiasi tipo di operazione e chiude tutti gli occhi e tutti gli orifizi per tutte le porcate che vengono commesse dalle banche, su questo mondo ha un controllo cristallino e, per assurdo, è la vera garanzia dell'investitore, perché nel momento che una persona investe, la Banca d'Italia ovviamente lo sa, come sapeva fino a un attimo prima che uno aveva i soldi depositati sul conto corrente, la differenza è che trasformandoli in oro fisico ce l'ho fisicamente io e quindi ne faccio ciò che voglio, ma dall'altra parte, a livello legale e fiscale, è il vero garante che le operazioni vengono fatte in una certa maniera. Infatti, per assurdo, nel mio mondo, se io, operatore della Banca d'Italia, oppure il Banco Metalli, commette un illecito, in questo mondo non scattano le multe. In questo mondo si va in galera. 12 anni di galera e il ritiro delle licenze. E non ti permettono di toccare un grammo d'oro per il resto della vita. Quindi cos'è l'oro? L'oro è la somma delle garanzie di 5.000 anni di storia che a tutt'oggi vengono garantite dall'atteggiamento delle banche centrali, dove la banca per antonomasia, la banca più importante del mondo, la banca dei regolamenti dei conti di Basilea, quando si sente dire secondo il trattato di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, passando nella quarta o quinta pagina tra le righe, secondo Basilea 3, l'oro fisico è l'unico asset a zero rischi. E questa è una cosa che ovviamente le banche non dicono. Le banche non hanno interesse perché le persone investino in oro. Perché? Perché le banche devono guadagnare, devono fare leva finanziaria con i soldi che gli diamo. Investire in oro fisico vuol dire acquistare un oggetto fisico, acquistare un bene che a tutti gli effetti diventa di tua proprietà. Ne fai ciò che vuoi, come se vai a acquistare un armadio dall'IKEA, lo compri, lo paghi, te lo porti a casa. E questo ti permette di essere non solo il proprietario, ma soprattutto il possessore, che è come far l'amore o vederlo fare. Guarda, io condivido al 100% perché è un canale di criptovalute, io investo anche nelle criptovalute, però dico sempre, ricordatevi che l'oro ha 5.000 anni di storia, le criptovalute hanno 10 anni di storia. Quindi l'oro esiste ed è una cosa mia, mentre le criptovalute non sono tue, è un qualcosa di virtuale, che fino a quando, anche quando le metti nel tuo portafoglio personale, potrebbero fallire, mentre l'oro no. Quindi mi hai ricordato questo paragone ed è verissimo.